Qual è la carta d'identità delle web socks mondiali in quattro cifre? 1980. La maggior parte di esse è nata dopo quell'anno e ancora 20 anni fa una buona parte di esse non esisteva. Sono nate sostanzialmente con i millennials e la generazione Z, che insieme costituiscono il loro principale bacino di clientela. 18. Sono i milioni di euro di utili realizzati ogni giorno dalle web socks mondiali. Erano 7 nel 2015. 68,5 sono i miliardi di euro di maggior cassa generati dalle Websoft nel primo semestre del 2020, una cifra di poco superiore a quella destinata all'Italia nell'ambito del progetto Next Generation. 3,3 sono i miliardi di euro fatturati in Italia dalle branche italiane delle Websoft mondiali. Oggi il derby delle Websoft si gioca essenzialmente tra Stati Uniti e Cina. Gli statunitensi sono stati molto bravi a esportare il loro modello e aggredire il mercato europeo. I cinesi sono cresciuti coltivando essenzialmente il loro enorme mercato interno. Sarà molto interessante assistere a cosa accadrà quando Stati Uniti e Cina si affronteranno sul mercato globale.